Abbiamo già messo in evidenza stamattina le anomalie che riguardano questa assurda storia. Abbiamo spiegato perché in questo momento i siciliani sono sotto sequestro e quali sono gli elementi che vanno modificati urgentemente, non solo per garantire il sacrosanto diritto della continuità territoriale, ma per evitare effetti tragici che questa norma sta generando soprattutto per la tutela della salute. Quello che è stato prefigurato sotto il profilo attuativo non consente ai siciliani di poter tutelare la propria salute. Serve una norma transitoria che tenga conto anche della tempistica dei protocolli sanitari tra il primo vaccino e il richiamo e quello che è il completamento con il terzo vaccino. La presunzione istituzionale ad oggi ci ha fatto solo registrare un silenzio assordante. Tante famiglie oggi non possono uscire dalla Sicilia per interventi sanitari delicati e urgenti. Tante famiglie sono uscite dalla Sicilia per il resto dell'Italia per interventi sanitari e non possono rientrare. E ovviamente questo non ha nulla a che vedere con lo scontro tra provaccino, Novax, non c'entra proprio nulla. Io sono per la vaccinazione, ma per una legge definitiva, già siamo in ritardo, che estenda l'obbligo di vaccinazione a tutti e comunque porti lo Stato ad assumersi la responsabilità nei confronti di qualunque evenienza. Se la risposta legittima che noi chiediamo allo Stato non arriva domenica 16 gennaio, alle 10 saremo qui.